Ciao ragazzi, benvenuti sul canale PG Passione Games. Allora, io oggi volevo giocare con voi a un games che è compreso nel Game Pass. Faremo appunto questi giorni alcuni episodi sia di questa serie ma anche di altre serie che sono andata a scovare appunto nel Game Pass che la Xbox presenta, che Microsoft presenta. Questo è un gioco Dark, lo chiamo Dark, è Metro 2033 ed è ambientato nei sotterranei della metro di Petroburgo, San Pietroburgo, cioè una cittadina russa. Cosa succede? È successo appunto che praticamente vedete i topi, è successo appunto che un virus qui tanto dice continua la partita, noi ricominceremo da capo. È successo questo, sostanzialmente sono velocissimo, un virus ha colpito la cittadina, il mondo in generale, ma nella specie San Pietroburgo, e ha costretto i sopravvissuti a nascondersi e a sostanzialmente trovare protezione nei sotterranei della metropolitana della città sovietica. Quali sono i nemici? I nemici sono tutti quegli animali che magari nello stato normale erano innocui, piccoli topi, piccoli roditori in generale, scarafaggi, ma che il virus l'ha resi dei mostri. Quindi noi incominciamo nuova partita. Ok, scegli lo stile di gioco, sopravvivenza o spartano. Vediamolo subito, spartano, la modalità del spartano di Metro, Last Slide. Semplifica combattimenti e le dinamiche furtive. Dai, pensate ai giocatori che prendono uno stile di gioco più friendly e votato all'azione. Munizioni, filtri e risorse sono disponibili in abbondanza. Sopravvivenza, ridotta quantità di filtri e munizioni, oltre all'esigenza delle macchine che di combattimento, rendono lo stile di completamente adatto a chi cerca di esperienza originale di Metro. Una terrificante lotta per cui per la vita i cucisti di le risorse non è mancata. Io direi Spartano, dai. Io direi Spartano e giocherei. Normale, difficile, range, normale, perché ragazzi io sono un play normale e quindi sei sicuro di voler essere preferiti i dati? Sono... Sì, comincia da capo così con voi la voglio. Ok. Quindi sta Metro era una caricando, faceva tanto caffè. sentiamo. Diller e io eravamo ormai vicini alla superficie. Presto siamo usciti nel petto volante per farci strago le armi in pugno tra gli incubi ancora ignoti che aspettavano la sua. Il mio viaggio era quasi in quel termine. Avrei avuto il coraggio, la volontà di arrivare fino in fondo. Ehi, Artyom, quando hai lasciato la tua casa nella stazione, pensavi che saremmo uniti in un posto come questo? Bah, Senza sinceramente no. sapere se stavamo per salvare il nostro mondo o per spedirlo dritto all'inferno. Lascio un po' l'audio del gioco proprio alto, così perlomeno poi lo abbassiamo ora. Sotto va tutto in malora. Usa questo sistema manuale ausiliario per aprire la porta. Vale. Guardate, vedete cos'è. Attenzione, ragazzi, fa un po' paura. Dove? Bene. Ok.
Voto. Sei pronto, Artyom? Vai. Seguimi. Addio. Esplorare questo mondo. Qui c'è troppi ragnacci. Chi era? Tupino? Appunto, sono dette non ordine mai sotto l'Expo. Dovrebbero essere. Ok. Pagina successiva. Va bene, non ci interessa. Andato quell'altro, addio. Io. Dove è andato? Ah, ecco. Allora, bisogna usare A, eh? Ok. Ce l'abbiamo fatta, mamma mia. Vai! Si aspetta. Eccole morti? E sono sempre pronto io. Ci vuole un po' di cerici. Oh, ragazzi, comunque come grafica è forte, perché oggettivamente è divertente. Siamo usciti, ci abbiamo la maschera, perché altrimenti ci dobbiamo. C'è il rota. Ma chi è? Un pazzo questo. C'è stava per ruotare. Lieto di vederti, colonnello. Ciao bello. Hai sentito? Ascolta. Cosa diamine? Qualcosa di interessante, qualche mostro.
qua davanti sono. Questi sono topi. Eh sì. Arrivate, sa che sono morto. Oh, ragazzi, ci sono anche i pipistrelli volanti. Io dove sono? Aiuto! Aiuto! Ma no, no, non ci credo. Non ci posso credere, addio. Mi ha mangiato. No. No, siamo riusciti a passare il primo blocco, ragazzi. Ecco, ragazzi, lasciate un commento al video se ovviamente se vi è piaciuto, magari qualche pensiero. Che è parecchio dark questo gioco. Ora qualche puntata, qualche episodio la facciamo anche per scoprirlo. Che per ora si è fatto solo serie sugli sport. Mi piaceva fare anche un qualcosa di questi giochi che sono un po' strani, un po' oggettivamente interessanti, ma anche strani. Quindi ha una storia, ecco, questo gioco ha una storia, quindi sei sveglio finalmente. Hunter sta arrivando con Mattia dalle altre stazioni. Andiamo. Quindi praticamente, ragazzi, mi hanno salvato perché oggettivamente avevo preso un'imbarcata con i nostri. Andiamo dietro a lui. Avete capito, no? Che io sono Arthur, quindi questo è il medico di zona, chiamiamolo così, il medico di zona. Ma piano, aspettiamo di sentire cosa ci diranno. Hunter è, diciamo, il Sergei, c'è, non si è visto. Ciao bello, è stata attaccata nella notte. Aspettate, restate calmi, dobbiamo mantenere l'ordine. Mamma, dobbiamo aspettare molto. Andiamo, Artyom. Sì, sono dietro di te. Lascialo stare, è ferito. Alexei era tra i comandi. Niente visitatori. Pieter. Spero sia vivo. Oh, sei tu. Sono stati dentro. Vieni, capisco. Salve, Artyom. Dobbiamo mantenere l'ordine. Ciao. Ospedale di campo, questo, Molti miglioramenti. Due sono morti stamattina. I tetri non uccidono subito, ma danneggiano la mente delle loro vittime. E questo no, poi le porta alla morte. Beato sangue. Non ce la faccio. Non ce la dico. No, teneteli lontani da me. Addio. Chi sarà mai? È Hunter. Ah. Non buttano prima di entrare. Buona, bella battuta in quella circostanza per tetra lì. Eccolo Hunter. Hunter è, diciamo, Hunter dovrebbe essere un cacciatore, no? Ecco, lui è l'eroe russo, tutto bardato, tutto bello. Vieni Hunter. Dai. Grazie. Ciao. Chiudi la porta. Sarà meglio. Lieto di rivederti, Alex. Salve, Artyom. Ciao. Allora, Hunter, che sta succedendo nel mondo esterno? Molto. Che altro si sente parlare dell'Expo e dei non morti che infestano le vostre gallerie? Quindi? Artyom,
Ho incontrato un tizio che vendeva vecchie cartoline di New York. Ho passato la tua parete. Grazie. Questi non sono i soliti utenti. Ma dai. Ma dai, cartolina. La fa vedere. Cosa siano, il mio ordine ha un motto. Se è ostile, ammazzalo. I tetri non uccidono. Intrusi nel condotto di aerazione principale. Stanno arrivando all'alto. Solo questa. Ci sono dei feriti dietro questa parete. Kirill, porta il tuo gruppo nelle gallerie. Alex, dobbiamo restare qui e difendere l'atrio. Presto, Artyom, procurati un'arma. E dove la trovo l'arma? Prendi un'arma, Artyom. Maledizione, non si erano mai addentrati tanto nell'azione. È l'ospedale, sentono l'odore del sangue. Però ho trovato questa piccola, diciamo, revolver che mi permette in qualche modo, da dove vengano, di difendermi, però qui dove sono quell'altro? Ma ti dai ritorno te? Mi hanno cosa? Mi hanno ammazzato. Quel pistolino dove vuoi vale, ragazzi. Comunque continuiamo, dai. Andiamo avanti, vediamo magari dove si arriva. Ecco, lui segue avanti. Rifacciamolo. Bisogna stare attenti perché non è facile. Qui appunto li sentiamo solito perché ovviamente si riparte all'ultimo checkpoint. Tanto ragazzi, questa azione l'abbiamo già vista. Chi è? Li chiama Tetri. Ma andiamo di nuovo da Hunter. Però bisogna stare a cercare. Anzi, sappiamo di dove passano questi. Un'altra pattuglia è stata attaccata nella notte. L'ospedale è pieno. Dobbiamo mantenere l'ordine. Mammina, dobbiamo aspettare molto. Andiamo, Artyom. E di Alexei si sa nulla. Era all'avamposto. Lascialo stare, è ferito. Niente visitatori. Alexei era tra i combattenti. Pieter! Qualcuno l'ha visto. Il capitano ha detto che stava bene. Sei tu. Spero sia vivo. Vieni, Alex. Stanno i feriti. Non ci sono stati molti miglioramenti. Due sono morti stamattina. I tetri non uccidono subito, ma danneggiano la mente delle loro vittime. E quella prima volta porta. Mio Dio, quanto fa questo incubo? Non gli è andato via. E stavolta ti anzi non l'avevo preso, ora volevo poi. Ok. Cosa diavolo? Chi sarà mai? È Hunter. I mutanti non bussano prima di arrivare. Apri quella dannata. Che se l'ho già sentita sta battuta, però è simpatica perché effettivamente i mutanti non bussano, no? Mordono. Vabbè, battute a bischere. Andiamo, vieni Hunter, su, muoviti, scattare veloce. Ragazzi, è un pochino lento, è un pochino, però è interessante come storia. Interessante, dai. Andiamo lì vicino. Lieto di rivederti, Alex. Salve, Artyom. Allora, ciao. Che sta succedendo nel mondo esterno? Molto. Più che altro si sente pare dell'Expo e dei non morti infestano le vostre gallerie. Artyom, ho incontrato un tizio che vendeva vecchie cartoline di New York. Ho pensato alla tua parete. Grazie. Questi non sono i soliti mutanti. Sono diversi. Cosa e di gran lunga giuri. Tetri. Beh, qualunque.
Qualunque cosa siano, il mio ordine ha un motto. Se è ostile, ammazzalo. I tetri non uccidono. Intrusi nel condotto di aerazione principale. Che cos'è? Allora, chiamo CP. Ma c'è solo una... Kirill, porta il tuo gruppo nelle gallerie. Alex, dobbiamo stare qui e difendere l'atrio. Presto, Artyom, procurati un'arma. Maledizione, non si era mai addentrati tanto una stazione. Bello, allora. Sentono l'odore del sangue. Ora arrivo a andare qui. Già sta attenti, ragazzi, perché altrimenti... Ma chi spara? Eccoli. Casino. Oh. Anche guarda, ma che culo, scusa, ma ho avuto fortuna che c'ho più pallotto. Che fortuna. Quindi niente tetri qui, solo la solita feccia delle gallerie. Che se non li vedi, i tetri sono qui. La loro arma è la paura. È questo che ha fatto fuggire i Nosalis attraverso le gallerie come topi. I tetri non sono dei semplici mutanti. Sono i nuovi homines, il passo successivo nelle... Vediamo un po', ragazzi, dove siamo arrivati. Hai sentito parlare della guerra per la sopravvivenza? Ho una notizia per te. L'abbiamo persa. Che ti prende, Alex? Se volete andare al macello come pecore, accomodatevi pure. Io difenderò la mia vita con le unghie e con i denti. E trascinerò all'inferno con me parecchi di quei tuoi nuovi uomini. Allora, tre coltelli, ragazzi, tutte quelle armi. Fucili. 10 soldati addestrati al combattimento, fatti a pezzi con la mente distrutta. Hanno vinto il posto di guardia esterno. Quello lì è impazzito. E sono morti. Ecco Hunter. Sa il diavolo cosa sta succedendo là fuori, oltre il perimetro. Devo andare in ricognizione. Ascoltami bene, Artyom. Se non sarò di ritorno entro domattina, vai alla stazione di Bliss e cerca un di nome Miller. Spiegagli quello che è successo e raccontagli cosa sta accadendo nelle gallerie settentrionali. Mostra questo a Miller, così fra che ti mando io. Adesso è tutto nelle tue mani, Artyom. Non deludermi. Vabbè. Ciao. Ciao, Hunter. Dobbiamo eliminare questa minaccia. Vabbè. A qualunque costo. Dobbiamo eliminarla, chiaro? Vabbè. Ragazzi, io direi che come primo episodio possiamo anche interromperlo qui. Che dite? Io direi che si potrebbe anche interrompere. Mettiamo a zero. E sta caricando questo. E io direi appunto di terminare qui l'episodio numero 1 in maniera tale che magari... con l'episodio 2, che ci sarà sicuramente, ragazzi, però ovviamente se nei commenti o nei like che spero, ma sono sicuro, metterete nel video, magari
che ne so, suggerite, vedendo quei like no, ma con i commenti sì, magari qualcosa che potrebbe essere interessante. Allora, io vi saluto qui, vi invito, come faccio di solito, a iscrivervi al canale e vi invito a cliccare per i vecchi e nuovi iscritti la campanellina in maniera tale che sarete avvisati quando il sottoscritto caricherà un nuovo video. E niente, diciamo, ci vediamo per quanto riguarda Metro 2303 con il prossimo video. Ciao!